creazione del proprio essere. Necessariamente, cioè noi non possiamo non pensare in termini non causali, è impossibile. Dobbiamo necessariamente appioppare, questo è, una causa a qualcosa fuori di noi. Ora, essendo questo deterministico, esistono due modi per sopravvivere a questa dannazione, possiamo dire, no? Pensare in maniera chiara e distinta, oppure non pensare. L'idea inadeguata è l'attribuzione di una causa, anzi della causalità del mio stare, del mio essere, a qualcosa che non c'entra niente. La causa adeguata è il rispecchiamento del mio modello concettuale e della realtà dei fatti. O meglio, tanto più il mio modello concettuale sarà vicino alla realtà, tanto più io come soggetto riuscirò a capire ciò che ho davanti. Nel momento in cui io capisco ciò che ho davanti, Spinoza qui dice, ed è un salto enorme, me ne rendo conto, ed è problematico ed è, si può mettere in discussione, ma dice, se io la cosa la so, o se mi avvicino al sapere della cosa, io agirò, non patirò più. Se io conosco la causa, e se quella causa che penso è vera, io divento sempre meno immune al suo effetto. Se io attribuisco la causalità a qualcosa che non rispecchia il reale, io sarò sempre completamente passivo rispetto alla realtà. È una visione che secondo me rimanda molto all'intellettualismo socratico. La razionalità è il fondamento per la beatitudine, per la quiete, per il benessere. Io E ci ho rivisto molto Hegel, perché Hegel ecco. riprenderà praticamente Spinoza in modo totalizzante, possiamo dire, no? Assolutamente, assolutamente. Il soggetto immerso nella realtà ed è la realtà, quindi una realtà razionale, che poi è lo spirito. Certo, Ovviamente secondo assolutamente. una sua visione con le dovute differenze, no? Però sì, ha Certo. ripreso assolutamente Spinoza. Ha ripreso assolutamente Spinoza. Ma chi non l'ha ripreso poi, no? Sì, vabbè, Voi non io. vuoi, non vuoi come i maggiori, diciamo, filosofi, i classici, diciamo, no? Cioè, sono classici Certo. quando spezzano un'epoca. Cioè, dopo di loro ti devi per forza rifare a loro, Affrontare anche allora, assolutamente. criticandoli, no? Come Socrate, Platone, Soprattutto, Aristotele, eccetera, no? certo, ma assolutamente, assolutamente. Ed infatti, secondo me, Hegel, su questo punto che sto che sul quale sto andando, penso che sarebbe veramente d'accordo e su cui ha un sacco di punti in comune. Questa transizione che l'essere umano vive, che potremmo dire che l'essere umano è questa transizione dal mio punto di vista, ha due sbocchi. Due sbocchi che sono in realtà la proposizione da un punto di vista pratico di quelle due vie razionali che prima cercavo di elencare. C'è la posizione della letizia, la quale è aumento della mia capacità di essere nel mondo, che è tanto legata alla mia corporeità, alla mia forza fisica, tanto quanto è legata alla capacità della mia mente di produrre idee adeguate, idee chiare e distinte, che significa idee libere, perché Spinoza è questo, libere dal dogma, dalla paura, dall'antropomorfismo, e dove il modello che io sto cercando di porre in essere sia il più limpido, distaccato, razionale possibile. E questa combinazione di forza fisica, forza di essere e capacità di saper produrre un modello razionale, non passionale, non ricolmo di bias cognitivi, questo mi porta dal patire il mondo ad agire nel mondo, ad essere ciò che io prima pativo.
Io ora divento quella forza che mi investiva, io ora sono investente me stesso. Si Faccio. diventa, attivi, diciamo, no? Secondo Se me puoi questo è chiudere, diciamo. il discorso, Edo, perché a livello di tempo dobbiamo Sì. necessariamente, come dire, Certo. rispettare. Ma in realtà io ho concluso il mio discorso e lo vorrei concludere con una domanda, perché ci siamo resi conto che Grande. quindi questo essere umano che cos'è? Cioè, questo essere umano sembra essere il perenne sforzo di essere, vuole essere, cioè sta roba che vuole essere, È no? come se da una parte sia passivo e dall'altra c'è un tentativo di volontà di potenza, dicendola niccianamente, dove vuole essere Esattamente. attivo, no? Vuole manifestarsi come attività e non essere meramente passivo. Questo forse volevo. Nei suoi meccanismi c'è proprio questo anelito a voler esistere, no? Ed Sì. anche nella passività, nell'errore continua ad essere, cerca di essere qualcosa. E la domanda che io ora mi pongo, se l'amore è questo passaggio nella positività dell'essere, no? È questo passaggio nel porre e diventare qualcosa che esiste in maniera sempre più intensa. La domanda è: ma io come faccio a sapere se sto amando e mi stanno amando veramente? Qual è il criterio di discriminazione? Perché? Perché innanzitutto siamo esseri temporali, quindi non sappiamo ciò che ci riserva nel futuro. E quindi ci servirebbe una sorta di certezza momentanea per assicurare quello che stiamo facendo, perché Spinoza lo dice, ci vuole un attimo a trasformare l'amore in odio. Un attimo. Un attimo. Basta una frase, basta un contesto. Qual è il criterio? Concludo qui. L'uomo libero è colui che ama e che amando non relega. Ma il suo amore verso l'amato permette all'amato di esprimere sempre più quella potenza e quella libertà che caratterizzano, secondo Spinoza, l'essere umano. Quindi, e veramente concludo, colui che ama dona la libertà, non obbliga, non relega, non proibisce, ma dà la possibilità a chi ama di esprimere veramente se stesso. Il problema è Giusto. uno, è che per fare questo bisogna essere liberi. Non si può amare se non si è liberi, solamente se si è liberi si ama. Assolutamente. Bellissimo questo. Bellissimo. Ci sei Quindi, grazie per il mancato. tuo intervento, sempre preciso, Vero. puntuale e approfondito. Poi, Come questo è molto. scusate per l'enormità del discorso. Tranquillo, perché è una questione di tempo perché dobbiamo rientrare però capisco la No, no, difficoltà di esprimere alcuni concetti in assolutamente. modo proprio, è Esatto. impossibile. Quindi è già una grande cosa quella che stiamo cercando di fare. Più che altro Certo. cerchiamo di dare degli spunti, no? Quello è Sì, no, io soltanto quello mi interessava quello. dare. Questo era. Magari poi riusciremo ad organizzare dei convegni che durano 5-6 ore, in modo tale che Era, tu ci ragazzi, sarai, io. Francesco, tu ci sarai, vero? Vabbè, offline non temo Instagram. Nemmeno noi, secondo me dal vivo dureranno molto di più, altro che 5-6 ore. Esatto. Allora, prendo spunto per dare la parola ora a Giovanni, quindi Sì. ora ascolteremo il suo intervento. Vai, Giovanni. Hai sbagliato, il laconico Giovanni. Ti dovrò fermare, quindi aspettatelo. No, allora, innanzitutto, come ha detto lo stesso Edoardo, ringrazio tutti, ringrazio voi perché questa è un'occasione sempre importantissima per fare filosofia. L'intervento di Edoardo è stato, come diresti tu, Michael Pregno di concetti filosofici e di filosofia, quindi non semplice, bravissimo per la capacità di sintesi che purtroppo io non possiedo. E diciamo che io parto con un altro grande classico della filosofia. Come d'altronde Edoardo ha portato un grande filosofo che è Spinoza, io parto da Platone e porto il simposio di Platone.
Per quanto riguarda il simposio, faccio prima una piccola sintesi un po' della trama, di come diciamo, il simposio è uno dei 34 dialoghi di Platone, sicuramente quello forse più anche vertiginoso, perché Platone qui mette a confronto, mette in tensione l'amore con la razionalità umana. Quindi direbbe anche, come dice Galimberti, quella parte dell'uomo, che è la parte folle, la parte divina, potremmo dire con la parte razionale, quindi la parte razionale con l'abisso della follia. E in questo testo, diciamo, la tematica fondamentale, come nel nostro simposio di stasera, è l'eros, è l'amore. Che cos'è l'amore? E in questo testo si parla di un banchetto, di un simposio offerto dal poeta tragico Agatone, che per festeggiare, per celebrare la sua vittoria negli agoni dell'Eleneo, delle grandi Dionisie, probabilmente del 416 a.C., una festività in onore del dio Dioniso, offre questo banchetto, diciamo, a Socrate, a casa sua, e ad altri convitati. Oltre a Socrate e al suo allievo Aristodemo, ci sono un medico che è Erissimaco, poi c'è Pausania, che è l'amante di Agatone. E poi c'è Fedro, che è un amico di Pausania, che sarebbe un retore, e poi vi è il grande commediografo di Atene, che è Aristofane. E ciascuno di loro, su consiglio, su suggerimento di Erissimaco, decide di tessere un elogio di Eros, un po' come stiamo facendo noi stasera, di parlare quindi di amore. E quasi verso poi la fine, dopo che ciascuno dei convitati fa un proprio elogio di Eros, irrompe tutto ubriaco Francesco, non scherzavo, Alcibiade. Alcibiade irrompe ubriaco con una corona di viole di edere, poi con un comos, diciamo un rituale di persone allegre, diciamo ubriache, e quindi un corteo rituale, con anche scene a sfondo sessuale, a sfondo erotico, diciamo, ecco, ubriachi, palesemente ubriachi, e poi con della musica accompagnata da canti e dalla musica degli strumenti, della cetra, e Alcibiade entra per festeggiare, per celebrare appunto Agatone, la vittoria di Agatone, e sarà accolto cordialmente dagli altri convitati. Poi Alcibiade si accorge della presenza di Socrate all'improvviso, e accorgendosi di Socrate, prima inizia quasi ad attaccare Socrate, poi ne tesse uno dei più grandi elogi, perché ne riconosce e ne loda il valore, il coraggio in battaglia. Dice che Socrate l'ha salvato in battaglia e che gli strateghi diedero a Socrate delle onorificenze che spettavano a Socrate, invece le diedero ad Alcibiade, e quindi fa tutto questo discorso dove viene saltata un po' la figura di Socrate, e poi alla fine, diciamo, quando finisce il simposio, finisce la mattina successiva, diciamo un po' come noi, solo loro sono stati tutta la notte, alcuni tra i quali pochi temerari e coraggiosi come Socrate, tutta la notte a dialogare, e poi il mattino seguente si reca in un luogo seguito da Aristodemo, che è il luogo nel quale anni dopo Aristotele fonderà la sua scuola, il liceo.